Hey, vai! Sto fissando quella pesca, yeah. Lei si gira, ma che topa è? Sorseggiando della fresca. Oh. Perché parli del biondo? Perché parli di... Perché ti appropinqui così? Perché parli di quelli che hanno migliori, migliori? Hanno fatto il intanto, Frocio, sarai tu? Perché? No, devi parlare di... Devi parlare di terrore con tutte le abbreviazioni e insultare la mamma. E Frocio sarai tu. Lui tanto i soldi e sta con una porca. Ha scritto loro, ha scritto la loro fanbase, non mica l'ho scritto io. E voi sapete che i maiali, cioè i porci, non dovrebbero esistere in natura perché l'ho sono io questa cosa. Sono con i geni degli uomini creati dagli Elohim per sfamare i popoli. Fine del complottismo. Oddio, ho fatto quella gag iniziale. E niente. Ha dato tutto subito. Sì, sì. Pa-pa. Sigla! Hai visto? Poi così hai avuto tempo di respirare. Bravo. In realtà il taglio di un secondo e quindi ancora il fiatone. Sì, non credo spoilerare. E ora pensano veramente che la mando. Come si chiama sto minchia? Questo minchia si chiama Irama. 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 Sì, esce. Esce da un social. Da un social. Da un social, sì, esce da una comunità, credo. Esce dalla comunità. Esce anche lui da un talent show. Ah. Appunto come Ricky, appunto come Biondo, appunto come. Moreno. Tanta. Naccia. No, Moreno viene dal freestyle. L'ho visto. Ho fatto una storia sul mio privato e pensavo di averla fatta su quello di Arcade, sì. Boys. Adesso viene a rompere i coglioni quello. No, perché non lo volevo taggarlo, ma non sono capace. Hai fatto benissimo. Ah, minchia, che faceva il rap con la coppia napoletana di Gabri Gabra. Ha un programma comico medi in sud. Ma potrebbe diventare un comico. Lui? Sì. Già i baffietti che fa ridere li ha. Moreno, non mi cacare la wallera. Scrivi a Masta se devi rompere il cazzo. Sì, scrivi a Masta. Digli che comunque di muoversi con quella cosa che lui sa. Nera. 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 Come la birra. La birra, bravo. Ottavo su tendenze perché ormai è uscito da una settimana. Ottavo su tendenze. No, nera 88. 8, nero 8. Ah, ok. Diremo official video, andiamo avanti, vedeamo che cosa. Quindi lui esce da un talent. Sì, poteva anche rientrarci. Magari rappa. Sì, ovvio, adesso come adesso devono rappare tutti. Se non rappa, guardalo. Non so che contro un altro. Personaggio è un personaggio, è la fregna! Eccola! C'ha scritto Osu sul petto? Sì. Che pezzo di sticchio! No? Che merda! E l'ho sentita, amore capoeira! Che fregna sta fregna! Con le tettine piccole! Oh, ma bravo a fare! Oh. Meglio di no! Che ha detto! Oh, 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 oh. Guarda che... Lui è un fregno! Lei è Robby! Bella! Ricci! Con blato! Quando alzo un po' il gomito, sei. Una buona reppata! Lui è proprio la faccia scintilla! Sai perché? Voglio adesso la produzione taccaggia tutto! Finita? Wow! Allora, prima cosa che voglio dire... Sei ci ha scherzato, aspetta! No! Un asso di bastoni! No, è una piuma! Piuma colorata! Piuma di bastoni! Sai cosa mi è piaciuto di questo video? Che la ragazza mi è risultata 10 volte più sexy vestita che il video delle badass, che ha fatto vedere tutto, non ha lasciato nulla all'immaginazione. Questa ragazza qua mi ha eccitato! Il video degli astronauts, comunque forti di culo, loro ogni volta a fare video non sono forti forti forti. Sì, allora produce Elena produzione. Olivieri, no, per no. New Co-Management. No, no, questo mannaggia, sì. Producer, oh. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa sulla produzione. Come si chiama? Beh, il pezzo è bello, lui rappa bene, è un bel carino. Finalmente abbiamo un uomo di spettacolo, ragazzi. Una roba presa dall'America fatta bene. Un po' balla, un po' rappa, un po' canta, bel faccino. Tatuaggi non è pieno, perché non è che adesso devi essere per forza pieno di tatuaggi, che avete rotto il cazzo. La ragazza, una, fatta bene, vestita. Poi faceva caldo e il costume sopra va bene. Che sapeva ballare. Non che faccia solo vedere il culo. Prodotto da Giulio Nenna, che non conosco. Giulio Nenna ne ha vette. Ha fatto un po' di roba di Rama, credo. Si vede che se lo segue lui. Bravo, Giulio. Produzione molto carina. Giulio! Anche se mi ha ricordato quello che mi dicevi tu. Sera, amore, capoeira, vero. Come una favela. Però la fantasia non è che... È tanto il pezzo dell'Italia. Se devi vendere agli italiani, devi farla la trita e ritrita. Allora, il pezzo in sé non è male. Il ritornello è trito e ritrito, ma è quello catch che va in Italia da... Catch. 60.
credo che sia 60 anni, ragazzi, basta. Dovete morire, siete vecchi, dovete morire. Dovete morire. Ma il problema sono i giovani che dicono: oh, è 60 anni che va, adattiamoci. Dovete morire anche voi giovani. Dovete morire tutti. Io sono la metà tra vecchio e giovane, posso non morire. Perché comunque secondo me va. No, 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 lui come personaggio è figo. Finalmente uscendo dal reality, se sei bravo spacchi. Ecco, finalmente abbiamo capito che se sei bravo puoi andare a un reality e spacchi lo stesso. Poi se esci e ti bruci la carriera perché sei un minchia, sono cazzi tuoi. Però se hai il talento, questo è tipo le boy band, no? Americane che c'erano nel 2000. Però sì, da solo. Un po' balla, un po' rappa, un po' canta. Sta stare davanti alla telecamera, bello pulito. Io spero per lui che non usi droga, così la carriera li dura, i soldi te li spendi in donne. Ti ricordi che Amici all'inizio era fatto proprio così? Avevi non soltanto l'insegnante, le prove, non so come... le prove, no? Sì, non so se adesso se funziona così. Ti sfido, funziona coltello, ancora così. Coltello e giacca. Funziona ancora così? Non lo so io quando che amici. C'hanno ancora il ballo, scrivetemelo. Che comunque devi sapere fare un po', cioè vinci se hai una valutazione abbastanza alta in quasi tutte sì, le discipline. Sì, quando stavi poi nella fossa dei serpenti a combattere con gli altri. Con San Daniele, se non sbaglio. Sì, e... poi prosciutto. Sì, bravissimo, in culo, quello. Diciamo che è un reality scuola, Amici una volta, adesso non so se è ancora così, che per forza ti insegna a fare qualcosa. Comunque esci con sì, dei coach. Sì, pure che facevi schifo, però almeno facevi fare qualcosa. Ti imparavano, ti insegnavano. Ti imparavano a fare schifo. Ti impalavano anche volendo. Sì, ma non sbagli. E secondo me ha qualche impalata l'ha presa. Come le finite che girava... Oh, dammi la sigla. Sai che ne fuma un botto? Così fa. Se andavi i fischiali di bullizzare. Non ne ho, se te le trovo. Ma perché? Vai a vedere che te le trovo. Pam! Così. E ci levavi le sigarette. Schiaffoni. Sì. Ho capito. Niente da dire, questa volta... Bravo, no, a lui ci piace. Il ritornello era veramente una cosa da vomitare la vita, come dice il poeta. Qual è il poeta, Lolo? No. Minchia, Luque. Ok, che poeta che dice. Però no, lui ci sta. Quindi finalmente dai talent non esce solo spazzatura. Diciamo che se tu sei in grado e hai la tua visione, puoi usare il talent per farti conoscere da più persone. Continui a stare sul pezzo e poi basta puoi che andare avanti altri pezzi. Basta che non inizi a drogarti, se no poi è sempre colpa degli altri, no? Di solito è colpa di chi sbaglia. Allora, diciamo che nel video il... Io sono innamorato della ragazza. Mi sono attaccato un attimo, mi attacco un attimo a quello che dicevi sul video. Il video è molto semplice, ma molto bello. I colori sono stupendi. Le luci sono giuste. La location è fantastica. I colori sono giusti. Il fatto di aver preso soltanto una ragazza di colore... Perché il pezzo si chiama Nera, quindi l'integrazione, gli piace il roast beef, è un piccione. Devo prendere una militante a questo punto. Sì. No, lei era bella. Sapete perché questa ragazza era bella? Non era fica, era bella. Mi ha ricordato Sewit. Sì, in botto. Solo che giovane. Sì, no, no, era quella Sewit meno ritardata. Scusa, era meglio se dicevo io giovane allora a questo punto. No, che poi dici, ecco. Vabbè, Sewit, devi anche capire che... Però comunque... prima ho fatto il paragone col video delle Badaspi. Ho detto, sai, tutte provocanti. Questa era bella. Non era figa, era bella, è diverso, è meglio essere belle. Perché la figaggine dura quei 2-3 anni, 5. Sì, poi sformi, Anche perché con le droghe. Poi è nera, questa c'è una... Poi questa non mi vecchiano mai. 25 anni, paf. Poi hai visto, ballava, sorrideva. Non è che faceva... Come il calabrese. Sorrideva. Calabrese te le trombite. A un certo punto... Ah, sì, sono calabrese, anni, siciliani, pugliese. Ciao, ci fidanziamo, sì. Paf. Guarda, io c'avevo una fidanzata. Why you? C'avevo una fidanzata di Napoli una volta. Come lui bionda, vericci? Sì, botto. Guarda, si chiamava. Era così. Si vedeva da lontano. Fala, diceva, se gusta se muovo il bacino IC. E io cosa potevo dire? Quanta roba! E me ne butto a pesce, amici, butto proprio. Jacopo, ciao! Bella sta ragazza, come si chiama? Okay, mi dai il possiamo numero? Parlare di Rama, che è comunque bello anche lui. Tu ti fai Rama, io la nera. No, i Rama, non voglio fare. Quindi interracial, bella. Ma perché fregna. Non vai dai tuoi colleghi usciti dai reality ti e gli dai una ginocchiata in mocca? Wow, così che funziona. Riprendi qua dietro la nuca, gli dai una ginocchiata in mocca. Si può dire anche il nome o a questo punto è violenza? Li prendi plurale, quindi tutti, da diluvio. Ah, siccome abbiamo parlato troppo bene del pezzo . E siccome poi non avremo le i ramers. Le ramers. Minchia, sembrano quelle zingarelle che vanno a rubare nei cimiteri. Ramers, il vostro idolo è un fetente, non sa cantare, è stupido e brutto, dura poco a letto e comunque va coi neri, perché è gay, è gay. Basta immaginare di avere una storia d'amore con lui perché gli piace il piccione. Sapete cosa faccio? Adesso nella copertina per farvi incazzare. Scrivo, che schifo sto gay. Che schifo questo homo.
No, che schifo sto femminiello. Sai che poi sono tutte terrone le fanbase di questi qua. Sto femminiello. Femminiello. Che sai che sono tu. Poi avete le vostre fanbase, no? Soprattutto Ricky. Le tue fanbase sono quelle che poi diventano le mamme pancine. Ci scrivono sotto in dialetto dicendoci: sì, ricchioni siete voi, vaffanmocca, già schiattacci. E poi lui si scopa una porca. Aspetta, raga, io ho una cosa che lui... non riesco a capire, non ho chiesto ancora a nessuno. Ma parituces. Parituces. Sembra di sì, anche io ho capito che è una cosa c'è. Però lo dicono anche come esclamazione, nel senso, parituces non ha fatto kill. Anche chi non è fan di. Ma tu che sei detesti di Fada? Non sei giunto a queste conclusioni. Si trova una, secondo me è un uso dialettale, proverbiale, anche di esclamazione, polivalente. Tipo la bestemmia. Sì, esatto. È tipo sì, no, è tipo sti cazzi. Sai che è plurimo, è molto universale. Sti cazzi. Hai capito? Sei tanti fegatini. Della serie. Ah, minchia, è uscito il personaggio di Lolo. Sti cazzi. Fa, ah, minchia, mi sono chiamato la fregna. Sti cazzi. Hai capito? Puoi usare. Oh, capito. Quindi è un po' l'impostazione vocale. Paruces. Sì, è anche, no, dal senso, dalla frase. È un po' come l'ebraico. Paruces. I puntini. Irama Paruces. No, lì ho femminiello. Paruces. Paruces sto femminiello e me. Vabbè, raga, noi aspettiamo le Ramers. Comunque, più ragazze belle e meno ragazze fighe. Perché ragazze fighe poi se la sentono e sono sempre delle ritardate. Irama forte in culo, bravo. Bravo Irama, ci vieni a trovare. Anzi, no, non ti vogliamo. Non ti vogliamo. Poi mi porti. Allora, però se mi porti a Fregna. Quale Fregna? Le ragazzine di 14 anni che lo seguono.